Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana, proprio sul suggerimento di una delle spettatrici di Cilento Channel, parleremo di un alimento che ormai possiamo definire cardine nella dieta mediterranea. Stiamo parlando delle olive. Le olive, in effetti, sono il frutto di una pianta tipica della zona del Mediterraneo, appartenente alla famiglia delle oleacee, e sono delle drupe carnose caratterizzate da una buccia esterna liscia, una polpa oleosa all'interno e che contengono anche appunto un nocciolo di tipo legnoso. In particolare approfondiremo quelle che sono le caratteristiche, le proprietà non delle olive destinate alla produzione dell'olio, cioè il cosiddetto oro liquido, ma piuttosto delle olive che troviamo tutti i giorni sulle tavole, quindi proprio le cosiddette olive da tavola o da mensa. E quindi queste sono essenzialmente le classiche olive verdi, olive nere e violette. E il periodo di maturazione delle olive è proprio questo che stiamo vivendo, quindi la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Le olive, una volta raccolte, vengono sottoposte a dei processi in soluzione acquosa per lo più per migliorarne, diciamo, il gusto, e infine poi sono conservate in olio o in salamoia e anche con l'aggiunta di aromi. Tra le olive da tavola più conosciute, giusto per citarne qualcuna, abbiamo le olive di Gaeta, le olive di Spagna, l'Ascolane, le Taggiasche. E si differenziano appunto non solo per il colore, ma anche per il gusto. In particolare, se andiamo ad analizzare le maggiori differenze tra olive verdi e olive nere, noteremo che le olive verdi per 100 grammi apportano all'incirca 140 calorie, mentre per le olive nere, a parità di peso, quindi grammi per 100 grammi, le calorie salgono sopra le 200. Le olive nere contengono anche una maggiore quantità di acidi grassi e inferiore invece di carboidrati rispetto alle olive verdi. Ciò per cui si eguagliano è invece la composizione in micronutrienti, cioè il contenuto in sali minerali e in vitamine, che più o meno è lo stesso per entrambe le varietà, e per sali minerali intendiamo soprattutto potassio, sodio, calcio, ferro, zinco, magnesio, e vitamine, soprattutto la vitamina A e la vitamina E. Per quanto riguarda invece le olive in generale, possiamo dire che sicuramente sono un alimento molto energetico, ricco, come detto, di acidi grassi, in particolare acidi grassi monoinsaturi, ma ciò che le contraddistingue è la ricchezza in molecole vegetali ad altissima capacità antiossidante. Quindi stiamo parlando di fitosteroli, clorofilla, polifenoli. In particolare vale la pena citarle perché l'abbiamo fatto anche per altri alimenti, proprio per esaltarne le capacità, le proprietà antiossidanti. Ricordiamo la quercetina, l'idrossitirosolo e l'oleo europeina. Questa capacità antiossidante di queste molecole non solo è in grado di prevenire l'invecchiamento precoce cellulare, ma anche sembrano avere un ruolo nella prevenzione di alcune patologie cardiocircolatorie e di alcune patologie tumorali. Le olive, come detto, sono anche molto ricche di acidi grassi monoinsaturi, sono degli acidi grassi buoni che ci aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e quindi a prevenire l'aterosclerosi e le patologie cardiovascolari. Olive, abbiamo detto, è sinonimo di alimento energetico, quindi vuol dire un buon numero di calorie, quindi sono un ottimo alimento per chi è inappetente oppure è sottopeso, ma sono anche molto ricche di fibre, quindi ci aiutano a contrastare la stitichezza, favorendo la motilità intestinale. Il consumo regolare di olive stimola anche la produzione di serotonina, quindi ci aiuta a migliorare l'umore e le funzioni cerebrali, favoriscono la digestione e il contenuto in micronutrienti ne fanno un ottimo alimento per chi deve seguire, diciamo, un'alimentazione in caso di anemia oppure per esempio di osteoporosi. E in particolare anche la vitamina A è un ottimo alleato per la salute degli occhi e della pelle. Quindi, come detto, è un alimento con tante proprietà benefiche, ma che contiene anche alcune controindicazioni. Vediamo quali. Sicuramente per l'alto numero di calorie sono sconsigliate per chi è in sovrappeso,
o è obeso. Sono sconsigliate anche in caso di allergia, di diabete, disturbi gastrointestinali e nel caso in cui siano olive conservate in salamoia, sono sconsigliate anche agli ipertesi, ovviamente per l'elevato contenuto di sale. Ma altre controindicazioni riguardano per esempio il consumo nei bambini, non perché siano controindicazioni particolari, ma riguardano soprattutto il nocciolo interno, questo perché può essere un veicolo di soffocamento. E poi bisogna fare anche attenzione all'interazione con dei farmaci, quali possono essere gli antidiabetici e gli antipertensivi. Infine, possiamo dire che in cucina sono un alimento molto versatile. Possono essere sicuramente utilizzate in aperitivi per aromatizzare, per esempio, dei secondi piatti a base di carne, di pesce, ma sono anche, per esempio, un ottimo spezzafame. Quindi possiamo utilizzarlo come spuntini, ricordando che la porzione media è all'incirca di 30 grammi. Infine, per chiunque volesse approfondire tutto ciò che abbiamo detto sulle olive da tavola, ricordiamo che potete leggere l'articolo sul sito e sui social di Cilento Channel e anche sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. E potete anche scrivere per suggerire argomenti o per fare domande un'email a nutrizionericci@virgilio.it. Bene, io mi fermo qui, ci vediamo la settimana prossima per un altro appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere, sempre su Cilento Channel. Ciao!